Studenti e docenti dell'Accademia delle Belle Arti di Catania sbarcano a Gran Michele e danno luogo all'allestimento di una mostra multidisciplinare che è stata allestita negli spazi espositivi di Palazzo Fragapane. Singolo plurale è invece il tema della rassegna, che pone in vetrina vari filamenti del mondo culturale, dalla fotografia alla scultura, dalla ceramica al design d'arredo, spaziando poi dalla grafica d'arte al video. La mostra è articolata in tre sezioni, di cui una è dedicata all'Istituto d'Arte, un'altra agli allievi che sono usciti dall'Istituto d'Arte, che adesso operano nel territorio, sono docenti nei vari istituti della regione siciliana, e un'altra all'Accademia, che è la normale prosecuzione del percorso di studi che fanno i ragazzi del liceo artistico e dell'Istituto d'Arte. Singolo plurale è quindi una mostra multidisciplinare che riunisce vari artisti del campo delle arti visive. Abbiamo opere che vanno dall'incisione, quindi diciamo dalle arti visive più antiche, fino ai elaborati realizzati al computer. Infatti la novità della mostra, diciamo, è la presentazione di lavori sia stampati che video realizzati tramite il computer. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 15 dicembre, sempre a Palazzo Fragapane, che si è confermata location ideale per far interagire gli artisti formatisi nelle varie istituzioni scolastiche. Singolo plurale è una mostra che appunto tratta dall'arte applicata al multimediale. Dall'arte applicata, appunto, perché interessa ciò che sono i settori artistico-disciplinari legati alla formazione secondaria di secondo grado. Infatti qui a Gran Michele è presente l'Istituto, oggi Liceo Regionale d'Arte,